finalmente un buon caffè. Buongiorno, buon caffè. Bentornata l'amichetta mia. Buongiorno. Tania il Grande. Allora vedi che funzionano. Sì, sì, torno con piacere. Le nostre cose. Come stai, tesoro? Bene, bene. Tutto bene? Sì, sì. Al centro? Tutto a posto. Ospiti in questo periodo? Abbiamo le trachemis d'acqua dolce che rimarranno con noi, credo, per sempre ormai. Ricordi? Sì. Non possono essere rilasciate in natura poiché sono specie americane. Americane. Quindi andrebbero a competere con la nostra fauna. Allora, intanto Tania ormai la conosciamo, Tania il Grande, responsabile assieme a Filippo Armonio del centro recupero tartarughe marine di Brancaleone. In questo periodo il centro recupero tartarughe marine si sta occupando anche già da qualche anno anche di tartarughe che non sono marine. Perché questo, Tania? Perché, come anche tanti nostri telespettatori faranno, acquistano purtroppo le tartarughine d'acqua dolce, quelle dei mercatini, dei negozi di animali che vediamo così carine, piccole come una monetina. Perché sono appena nate? Nella vaschettina di plastica con la palma, che è molto carina da vedere, che però è una prigione per la tartarughina, perché non è assolutamente il suo habitat naturale. È come se noi vivessimo tutta la vita in una stanza vuota. Ma che poi gli danno quel mangime drammatico. Con qualcuno che ogni tanto ci butta del cibo schifoso, perché i gamberetti secchi non vanno assolutamente bene per questi animali. E quindi che mangiano? Che dovrebbero mangiare loro? Beh, loro sono animali che vivrebbero in uno stagno, quindi mangiano insetti, larve, pesciolini, erbe, alghe. Che non c'è. No, lì non che non in vengono. In quella roba lì che gli danno nella da mangiare. Nella vaschetta di plastica neanche gli possono venire somministrate. E quindi che fanno? Cose. Si ammalano? Si ammalano, sì. Fanno finta di morire, a volte non muoiono e vengono buttate direttamente nelle fontane, nelle cose. Sì, sì, sì. E sì, malate come sono, poi piano piano. Dai ruscelli che poi sfoggiano, vanno a finire al mare e noi spesso le ritroviamo al mare. Le recuperiamo, le curiamo e poi però non potendo essere rilasciate le teniamo con noi. Perché queste qua per essere dovrebbero andare in che cosa? In acquari? No, dovrebbero andare nei centri di recupero che si occupano di questi esemplari. E dove sono? Nella nostra zona, il più vicino è a Catanzaro, al Parco della Biodiversità. C'è però un'oasi. Quante ne possono prendere? Ce ne sono tantissime là, quindi non... Non ne prendono più? No, le prendono, però non possiamo proprio buttarcele continuamente perché va a discapito anche di quelle che ci abitano lì. Perché poi tra di loro magari diventano anche aggressive. Se sono di sottospecie diverse, sì. Perché ci sono quelle dalle orecchie gialle, quelle dalle orecchie rosse. Quelle dalle orecchie rosse sono più aggressive nei confronti delle altre e infatti queste lì non le prendono. E quindi? Non le possono ospitare. Restano da te? Sì, però con tutte le nostre difficoltà, perché non siamo attrezzati per delle lungodegenze così. No, intanto ricordatevi che sta passando, c'è sempre in sovrimpressione il nostro IBAN. Questo è l'IBAN del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone. E ricordatevi che c'è il filtro della vasca grande che deve essere acquistato perché esatto, purtroppo si è rotto durante l'ultima alluvione e non c'è possibilità di ospitare in quella grande vasca, di ricoverare in quella grande purtroppo vasca magari è fuori uso adesso. Le tartarughe marine più grandi. C'è necessità di acquistarlo, costa 8.000 euro. Per cui vi preghiamo veramente in un modo o in un altro fatelo qualche piccolo versamento o se c'è qualcuno che è molto più generoso insomma di fare un versamento più consistente. Anche chi è interessato a farci da sponsor può contattarci. Bravo, lo sponsor, magari. Sì, sì, noi facciamo le t-shirt per i nostri volontari, anche quelle che vendiamo ai visitatori d'estate, quindi saremmo disponibilissimi a stampare il logo. Per esempio, il logo una di chi buona... vuole aiutarci. Ma anche le grandi aziende calabresi, esatto. Le avete contattate voi, sì? Qualcuna sì, però non sono molto... Nicchiano. Ma è un peccato però. Serve, no, ragazzi, veramente, mettiamoci sotto e vediamo quello che dobbiamo fare, perché questo è il centro, bisogna, non deve chiudere, anzi c'è necessità che venga aiutato, perché adesso
Mo cominciano di nuovo tutti, no? I ritrovamenti. Sì, questa è la stagione più brutta, perché tutte le tartarughe che sono state pescate entro la fine dell'anno che è già passato, in questo momento stanno galleggiando alla deriva e si staranno per spiaggiare. Quindi noi saremo contattati dalla Guardia Costiera, perché i pescatori ormai le hanno buttate a mare. Quindi loro per mesi saranno alla deriva senza mangiare. E quindi le correnti... Quanto sopravvive una tartaruga senza, magari con un amo in... Dipende, è fisiologico, dipende dalle condizioni di partenza dell'animale, dalla fortuna che lo assiste e dalla tempestività di chi lo ha vista. Ragazzi, diamoci subito da fare, cioè, l'altra volta mi hai detto questa cosa drammatica, 200.000 tartarughe... 200.000 catture accidentali con la pesca professionale. Nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo. 70.000... 60-70.000 muoiono quasi subito, insomma. Sono una cosa allucinante. Sì, sono dei dati brutti. Qualcuno mi ha detto prima, dice, no, io ho assaggiato una volta la carne di tartaruga, non mi è piaciuta, meno male. Anche da noi al centro tanta gente viene a darci queste notizie... Cioè, dicono che l'hanno mangiata? Sì, sì, che hanno mangiato la zuppa di tartaruga. Beh, al momento in Cina si trova al supermercato, sotto scatola. Non solo in Cina, Messico, ecco, Costa Rica, sì, tutte quelle diciamo zone che lì. Quello che riguarda, cioè io purtroppo meglio che non parlo, perché altrimenti poi, sai che botte di razzista che mi arrivano. Sì, sì. Ecco, vorrei evitare. Senti. Quindi adesso noi abbiamo queste due di acqua dolce e di acqua salata al momento non c'è. Al momento no, perché abbiamo fatto quando gli ultimi rilasci. Abbiamo fatto gli ultimi rilasci a dicembre. Abbiamo le immagini, chiaramente. Sì, 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 ci sono le immagini del ritorno in mare, che è il momento più emozionante. Cosa ti succede quando rilasci una tartaruga e la vedi allontanarsi da te? Diciamo che sono due gli stati d'animo: dispiacere perché non so quello che gli succederà dopo le nostre cure, quindi può darsi pure che arrivi in Tunisia, venga pescata e mangiata dai tunisini, questo è probabile pure, però cerco di non pensarci. L'altro stato d'animo è di gioia, perché sono felice che è guarita e che è ritornata a casa. Allora, qualche tempo fa sono stato in uno dei paesi africani, inutile dirlo, in vacanza, non nella mia meravigliosa Capoverde, dove ancora c'è un grande rispetto anche per gli squali, sai che è proprio veramente una situazione diversa, pochi sono quelli pescati, anche perché il mare è talmente pescoso che non c'è bisogno di andare a pescare lo squalo. Certo, di andare altre specie. Però in un altro stato africano erano fissati che io dovessi comprare un carapace enorme, ma era alto quanto me, di una tartaruga. Ma ricordo all'epoca partivano da $200, te l'avrebbero dato anche a $30. Io chiaramente sapevo che arrivato a Fiumicino mi avrebbero legato mani e piedi, mi avrebbero buttato in una cella. Ma non è tanto quello che non era quello che mi ha bloccato, era proprio l'orrore proprio della vendita proprio. Ecco, oltre alla pesca, questo è un altro degli aspetti che concorre a far estinguere questi animali, perché vengono pescate di proposito per creare strumenti di arredo, lampadari. Ma a che serve un carapace di tartaruga poi alla fine? Beh, è un po' come chi è fissato con la zanna dell'elefante da esporre come trofeo. È un trofeo, io ho un pezzo di un animale importante. Ho capito, che non potrei avere. Sì, però voglio dire, manco l'avessi pescata io sta tartaruga. Beh, cioè, se me lo vado a comprare pelliccia, ancora peggio, un po', no? Si crede che comunque il lusso sia anche quello. Hanno un carapace bellissimo, però quella è la loro casa. Era di una bellezza folgorante. Guarda, se mi avessero assicurato proprio, guarda, c'è morta dentro di vecchiaia. Ci avrei anche pensato, avrei detto, guarda, però questa casa abbandonata, mo me la prendo e me la metto addosso io. Ma siccome ero convinto che non era stata svuotata perché l'animale c'era morto dentro di morte naturale, ma sono proprio pescate. Sì, sì, c'è un traffico e se le mangiano proprio. Allora lì la situazione veramente. Mi hai ricordato un episodio di uno spiaggiamento successo pochi mesi fa a Reggio Calabria.
era un animale morto, una tartaruga morta. Anche quando l'animale, ci siamo dimenticati di dirlo la settimana scorsa, anche quando l'animale è morto, quindi avvistiamo una tartaruga marina che è morta, bisogna chiamare sempre il 1530. Poi delegherà al comune per lo smaltimento, però occorre segnalare anche gli spiaggiamenti delle morti, okay, perché c'è una rete regionale che si occupa proprio degli spiaggiamenti. Attraverso tutti questi dati, attraverso la rete, si riesce a fare ricerca e quindi ad avere i dati di tutte le morti, gli spiaggiamenti, si fa l'autopsia su questi cadaveri. E mi ha ricordato questo episodio, che è il tempo di chiamare la guardia costiera, poi chi ha avvistato il cadavere se n'è andato, la guardia costiera non l'ha più ritrovato questo cadavere, è stato rubato. Ma dai! Poi è stato ritrovato dalla forestale ed era detenuto da un reggino a casa. Ma... Quindi noi, qualcuno si chiede cosa se ne si fa di una tartaruga morta. Eh beh, si svuota e si tiene il carapace. Volevano tenere, in buona fede, pensavano che si potesse. Dice, dato che era morta, me la sono presa. No, non si può. Quindi, diciamolo, ragazzi, caratteri cubitali, non si può. Vi prego, cioè, non scherziamo. È come approfittare veramente di... Neanche lo scheletro, il teschio, niente. Nessuna parte di questi animali si può detenere. Quindi se ve la trovano in casa è come se vi trovassero un Kalashnikov col colpo in canna. Sappiatelo, l'abbiamo detto. Allora Tania, noi ci vediamo sicuramente la settimana prossima e così faremo fino a sempre. O con te o con Filippo, sì, datevi il cambio, vedete un po', sì, voi alternatevi, sì, voi. Sì. Perché dobbiamo parlare sempre costantemente. E mostrandole queste bellissime immagini che di volta in volta voi ci portate, perché è bello anche, no? Mentre noi ci facciamo la chiacchierata, che la regia mandi le immagini, che sono, certo, peraltro fatte da voi, sì, quindi sono le nostre amiche tartarughe che passano dalla Calabria e che in Calabria non ci rimettono la vita. Certo, che sia un invito anche a venirci a trovare nell'imminente primavera e estate, ecco, insomma. Andiamo a trovarli a Brancaleone. Peraltro è una parte di Calabria bellissima, tutta, sì, la Calabria. Sicuramente parte da ionica, conoscere, sì. Ed è tutta quanta da conoscere. Per cui andiamo a trovarli a Brancaleone, poi magari ci facciamo uno spuntino da quelle parti. Però andiamo a visitare il centro di recupero tartarughe marine di Brancaleone, che è proprio alla vecchia stazione ferroviaria. Quindi facilmente raggiungibile, e peraltro è sulla strada, c'è la piazzettina davanti, esatto, quindi non è difficile neanche da raggiungere. Mi raccomando, portate i bambini, perché loro saranno coloro i quali salveranno veramente questo pianeta. Saranno gli adulti di domani. Sì. Esatto. Grazie Tania, grazie ancora, grazie, un abbraccio anche a Filippo, grazie a tutti, e ci vediamo prestissimo. A presto, ciao a tutti. Ciao.